Sulla sinistra in azione Butti che finta, cross al centro, interviene di testa Baroni, poi la palla termina a fondo campo e c'è il calcio d'angolo per il Barletta, poi giunge il gol del Lecce al 17° minuto, autore Pasculli su cross da sinistra di Moriero. Vedete l'esultanza di Pasculli. Ci sono state delle proteste da parte dei giocatori del Barletta perché Giorgi, il controllore di Pasculli, era a terra e l'arbitro non aveva interrotto il gioco. L'arbitro comunque ha concesso il gol alla squadra salentina. Vedete Giorgi a terra assistito dal massaggiatore del Barletta, La Vecchia. Il Barletta si porta ancora in avanti, c'è questa punizione insidiosissima e con la parata di Braglia che respinge ancora il Barletta che si porta in avanti, interviene ancora Braglia, poi è Butti che sbaglia la conclusione con i piedi, allontana definitivamente il portiere del Lecce. Dunque pericoloso in questa circostanza il Barletta, si riporta in avanti il Lecce, c'è Enzo che dalla distanza tenta di sorprendere il portiere del Barletta Barboni ma non vi riesce, poi al 30° alla mezz'ora del primo tempo l'espulsione dell'allenatore Carlo Mazzone, vedete Mazzone che con l'accompagnatore del Lecce, il dirigente Dellinoci, sta uscendo dal campo, l'arbitro dal forno di Ivrea non è apparso molto sicuro nella direzione di una partita così delicata come questo primo derby pugliese del campionato. Con le immagini siamo passati al secondo tempo, in azione Vanoli che manda la palla al centro, questa è l'azione della seconda rete salentina, vedete Panero, limido, ancora Panero, Pasculli, ancora Panero che di interno sinistro manda la palla nell'angolo e batte il portiere del Barletta per la seconda volta, siamo al 7° minuto della ripresa. Adesso c'è un cross, interviene in maniera avventurosa il portiere Braglia, l'arbitro comunque fischia e ferma il gioco per un intervento ritenuto falloso di un giocatore del Barletta sul portiere salentino e questa è l'azione del gol del Barletta, vedete il tiro di Cipriani, poi è Bonaldi, poi la palla perviene ancora a Cipriani che di petto se la porta sul sinistro e batte Braglia. Gran bel gol questo di Cipriani che era l'ex della partita. Per l'esultanza dei giocatori della Barletta, Barletta che tenta sino alla fine di pervenire al risultato di parità, c'è una parata di Braglia.